Adesso vediamo se qualcuno vuol dire qualcosa. Cosa state facendo? Stiamo facendo una marcia in difesa dell'ospedale di Lugo, in difesa dei servizi ai cittadini, per evitare che appunto il nuovo assetto societario della ASL vada a incidere pesantemente sulla qualità della salute pubblica offerta ai cittadini. Quindi manifestate perché stanno chiudendo qualche reparto? Sì, per l'indebolimento dei servizi in generale e la chiusura dei reparti. Ok, grazie. Bene, stanno, siamo proprio in mezzo al corteo. Vediamo se abbiamo ancora. Voi avete le bandiere chiuse perché? Perché non è per nessuno. Ah, le aprite? Abbiamo detto che possiamo aprire solo in piazza. Ah, solo in piazza. Allora noi sventoriamo solo in piazza. Della sei? Tu sei? Benetti, della segreteria della FIALS, primo sindacato autonomo, dopo CGL e CISL e UIL a livello nazionale. Allora, quindi noi non siamo politicizzati, quindi quando si parla di sanità, da chiunque organizzati, noi ci siamo. Bene. Allora e dopo qui interveniamo quando siamo in piazza. Allora qui a Lugo stanno facendo queste chiusure dei reparti. Sì. Il disegno parte da molto più lontano, quando hanno istituito la USL della Romagna con una legge regionale, la 22 del 2013. C'è stata un'audizione in regione dove abbiamo partecipato anche noi come sindacato, siamo stati gli unici a essere critici nel merito che hanno seguito e nel metodo. Nel metodo perché in nessuna elezione che ci sono state a livello regionale, in nessun partito, tantomeno nel PD, nel loro programma c'era l'unificazione delle quattro aziende. Poi chi ha governato, chi ha vinto le elezioni, ha fatto la fusione in barba ai cittadini. Dicono che vogliono coinvolgere i cittadini, in realtà fanno quello che gli pare e poi dopo iniziano a fare questi progetti dove ci sono le chiusure. Quindi questa è la conseguenza di una regia che parte da molto lontano. E purtroppo lì gli interessi arrivano anche a toccare la sanità privata, perché quando inizi a ridurre i posti letto e ad allontanare i reparti perché li chiudi e li sposti da un'altra parte, i cittadini quando hanno bisogno dovranno andare probabilmente sempre di più nel privato. Quindi il privato non vedeva l'ora che si facesse questa cosa, i politici sono, ormai li sappiamo, la nostra classe politica come ragiona, e i cittadini vengono solo messi al corrente a giochi già fatti. Quindi questa iniziativa è positiva, molto positiva, perché riavvicina i cittadini a quello che sono i beni comuni, e la sanità è uno di questi, così come l'acqua pubblica, la scuola. Quindi come oggi sta succedendo ormai in tutti, perché in gli tutti appetiti, quando esatto, ci sono dei soldi, abbiamo visto. Esatto. E quindi i cittadini devono essere informati. Bene, sarete anche a Faenza sabato prossimo? Assolutamente, saremo anche. Allora ci vediamo sabato. Anche sabato prossimo. Grazie, buon lavoro. Grazie per la tua collaborazione. Figurati. Anzi, come ti chiami? Michela. Bene. Grazie a Michela, non sono inciampato. Andiamo a vedere un po' avanti. Vi ricordo sempre che siamo a Lugo, si manifesta per la chiusura di alcuni reparti. Vediamo se troviamo ancora. Andiamo alla testa del corteo. Bene, siamo alla testa del corteo. Adesso vediamo che direzione prenderà. Salve. Salve. Cosa stiamo facendo di bello? Marcia contro la privatizzazione. Contro la depotenziazione dell'ospedale. Diritti dell'ospedale. In marcia, studiamo dignità. Diritti in marcia, studiamo dignità. L'ospedale non si tocca, l'ospedale non si tocca, giù le mani dalla sanità, giù le mani dalla sanità, l'ospedale non si tocca.
anche un rappresentante di Forza Nuova, sì, anche a manifestare. Beh, mi sembra giusto, quando l'idea è giusta non importa da dove viene. Certamente. Tutti uniti, tutti uniti per ottenere il risultato. Per ottenere il risultato e salvare l'ospedale di Lugo. L'ospedale di Lugo, ma non solo l'ospedale di Lugo, tutto quanto vuoi farà salvato. Quindi certo. Qui oggi sta accadendo a Lugo, ma domani potrebbe accadere a Cusa, certo. A Venezia, non è importante dove, l'importante è che il cittadino debba godere dei suoi diritti. Ok, grazie. Prego. Poi abbiamo anche una rappresentante del Movimento 5 Stelle. Ciao, come Ciao. Stai? Bene. Come andiamo in consiglio? Domanda. Come andiamo in consiglio? È dura, molto dura, come un po' dappertutto. Mamma mia. Non si tocca l'ospedale, non si tocca. Siamo proprio in mezzo al corteo. Dalla sanità, giù le mani, dalla sanità. Movimento 5 Stelle. Vince Arma Ustrema. Quindi vince Arma su Gog Ustrema e vai. Vince Arma. Vincenzo Maroli in acronimo. Ecco, no, perché dicevo. Ciao. Vediamo se troviamo un'altra testimonianza. Eva, guarda, aspetta. Abbiamo Bugani, sì. Sei in diretta streaming. Sì. Allora, cosa stai combinando qua, Bugani? Sono qui perché voglio realizzare con Marco Coppola, il mio co-regista, un nuovo documentario sulla sanità dal titolo Mani sulla sanità, due punti, la rivolta. E cercherò di documentare, a differenza del primo, dove documentavo la teoria del progetto del Partito Democratico di chiusura, di smantellamento di ospedali, in questo secondo documentario cerco di documentare invece la praticità e la chiusura effettiva e la reazione della gente. Ecco perché la rivolta. C'è rivolta in tutta l'Emilia Romagna, nonostante i mass media non se ne occupano. Esatto. Grazie, grazie. E complimenti grazie. Per il tuo lavoro. Grazie. Vi ricordo sempre che siamo a Lugo, questa manifestazione è per la chiusura di alcuni reparti dell'ospedale locale. Adesso vediamo se troviamo qualche altra testimonianza. Tanto il corteo si sta muovendo, sta andando verso il centro della città. C'è un bel caso. Tu, le mani, dalla sanità! Tu, le mani, dalla sanità! L'ospedale non si tocca! L'ospedale non si tocca! L'ospedale non si tocca! Tu, le mani, dalla sanità! Tu, le mani, dalla sanità! L'ospedale non si tocca! L'ospedale non si tocca! Tu, le mani, dalla sanità! Tu, le mani, dalla sanità! L'ospedale non si tocca! L'ospedale non si tocca! Siamo proprio sotto la sede del Partito Democratico. Dalla sanità! Siamo proprio sotto, cos'è, la sede locale del PD? Sì. E quindi qua sotto per manifestare, qua sotto per, no, non dirlo lì, no. Che mi spacchi. Ci fermiamo giustamente perché stiamo pagando quello che è stato l'accordo su area vasta firmato dal PD
regionale e di cui pagheremo le conseguenze noi e tutti i cittadini, malgrado ci dicano nel consiglio plenario che c'è stato giovedì che è solo disinformazione questa. Ecco, siamo sotto alla sede del Partito Democratico di Lugo. Sotto i tavoli, venite fuori. E speriamo che venga fuori qualcuno. Sparate un campanello. I cittadini sono in marcia! I cittadini sono in marcia! Giù, vediamo se viene fuori qualcuno. Dalla sanità! Giù, le mani! Dalla sanità! L'ospedale non si tocca! L'ospedale non si tocca! Il corteo si è fermato proprio qui sotto alla sede del Partito Democratico con la speranza che venga fuori qualcuno. Avete la speranza che venga fuori qualcuno? La speranza è cercare di risolvere il problema. Se viene fuori qualcuno cosa gli dite? Gli diciamo che le cose non funzionano chiaramente. Che a Lugo stanno chiudendo l'ospedale, chiudendo dei reparti. Bisogna cercare di fare qualcosa, la sanità è un problema che interessa tutti i cittadini, non solo una parte di cittadini, interessa tutti i cittadini, per cui qui le questioni di parte non esistono. È una cosa che interessa a tutti. Interessa a tutti, la sanità. Non c'è una destra e una sinistra. Chiunque si può ammalare. Da salvare la salute. Esatto. Adesso voglio sentire un portabandiera. Allora questa bandiera che stai portando la porti per salvare, per salvare i reparti a tutti. Perché hanno già chiuso la pediatria e io ad esempio ho 4 figli, vabbè che 2 sono già grandi, non vanno più in pediatria, però 2 bimbi piccolini, se ho bisogno devo spostarmi e andare a Ravenna, Rimini, Bologna. Lugo mi era più comodo. Ok, ti lascio continuare a portare la tua bandiera che siete in 2 e quindi dovete stare vicini. Bene. Io in qualsiasi caso mi fermerei qui a prendere 2 pasticcini. Vabbè, andiamo avanti, parte le battutacce. Corteo un po' sgranato e stiamo per arrivare nella piazza di Lugo, paesino bellissimo in Romagna. Questa è la piazza principale, anche bel monumento, questo sarà il monumento a baracca, immagino. Questo è il monumento a baracca? Baracca. Dicono che poi non sia baracca. Non è baracca? E dicono che sia un sosia. Un sosia? No, dicono che sia Mussolini camuffato da baracca. Ah, Mussolini camuffato da baracca. Questo gli mancava. Va bene, abbiamo divagato un attimo. Immagino che il corteo finirà qua. L'ha veduto dall'alto. Bene, abbiamo ascoltato qualche testimonianza, direi che la cosa è chiara, a Lugo vogliono privatizzare come tanti altri ospedali
dell'Emilia Romagna alcuni reparti. I manifestanti stanno raggiungendo il luogo dove si credo sì, ci sarà un sindacalisti, forze dell'ordine, andiamo a vedere dove finisce qui. Qui ci sarà probabilmente un comizio, infatti ci sono delle casse su un piccolo palchetto e probabilmente ci sarà un comizio che spiegherà lo scopo di questa manifestazione, che credo che abbiamo già intervistato alcuni partecipanti, hanno chiarito che il problema è la chiusura dei reparti nell'ospedale di Lugo. Andiamo un po' all'ombra. Panoramica. Opla. Ecco, adesso srotolano le bandiere del sindacato FIAT. Adesso saremo in attesa di un comizio. Ancora bisogna. Privato antidemocratico. Essere... come demolire la sanità pubblica. Gaudio Infermeri. Devo intervistare qualcun altro. So che fa poco comincia. Quello non glielo do perché è ghiaccio fuso. No, ghiaccio fuso no. Quello che ha parcheggiato là. Sì, lei signora che non si faremo allora, dire. Buongiorno a tutti. Intanto grazie perché onestamente per me è un salotto veramente sono molto contento di avervi. Alza un po' Dani. Ricky. Okay. Allora andiamo subito a sodo che il sole picchia insomma. Invito Massimo Bosi ad avvicinarsi qui al palco che è un
un consigliere comunale di Faenza che ci racconterà brevemente quello che è successo anche all'ospedale di Faenza. Dopodiché lascio la parola a Donatella Donati e Silvano Verlicchi, che ci faranno anche loro un saluto, che con la loro compagine sono venuti anche loro a partecipare a questa marcia. Vieni Massimo. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il gruppo qui di Lugo che ha fatto, che ha organizzato questa manifestazione e che ci ha invitato. Siamo qui anche perché Lugo e Faenza, meno male, sono gli ultimi due piccoli ospedali di questa riorganizzazione che si vuole fare a livello di Romagna. Cosa vogliono fare? Ci vogliono depotenziare il più possibile. Questa cosa si vede che sia qui a Lugo che a Faenza sono partiti i lavori per ingrandire il pronto soccorso, e quindi questo è già un segnale che ci deve far pensare a qual è la volontà su quello che deve succedere nei nostri ospedali. Noi a Faenza, sì, subito dopo qui Lugo, due o tre settimane fa, sul discorso pediatria che si era un po' spento, perché la nostra amministrazione ha appoggiato sin dal 2013 questo reparto. E infatti si è formato questo comitato quando dopo le elezioni si è andato in una direzione opposta, quindi si è aspettato le elezioni magari l'anno scorso qui a Lugo, le elezioni quest'anno a Faenza, e poi adesso magari la direzione è quella di svolgere tutto quello che è la procedura che in regione, che chi ci governa in regione vuole portare avanti. E di qui iniziamo a muoverci, si è mosso qui Lugo, ci muoviamo a Faenza. Noi di buono abbiamo che ieri la nostra amministrazione ha avuto un contatto con il comitato pediatria e si è reso favorevole ad appoggiare le richieste di questo comitato, cosa che ho saputo qui a Lugo non è stata fatta e non viene fatta. Quindi noi abbiamo questa speranza di vedere un po' più di energia, un po' più di forza dalla nostra parte, almeno per quello che è questa battaglia, anche perché Lugo ha un bacino di utenti più grande di Faenza, noi abbiamo un bacino di territorio molto più grande, che quindi ci rende ancora più, mette ancora più in difficoltà tutto quello che è il discorso della nostra collina. Quindi l'ospedale, il battersi, il muovere le persone il più possibile, perché poi cosa possiamo fare? Noi possiamo far conoscere, la nostra cosa principale è far conoscere a tutti i cittadini in modo che sappiano e poi siano in grado loro di prendere la loro decisione su quello che poi si vuole dalla sanità. Si va sempre più verso il privato, qui abbiamo Villa Maria, a Faenza abbiamo San Pier Damiano che ingrandisce sempre di più il loro reparto, quindi evidentemente la direzione è quella di portare sempre più la sanità verso la sanità privata. La sanità è un diritto e quindi noi di conseguenza vogliamo che i nostri sindaci, visto che sono responsabili della nostra salute, prendano poi a pieno questa cosa e devono veramente battersi. Loro sono lì, in qualsiasi partito sono stati eletti, non conta, loro sono al servizio di tutti i cittadini e noi tutti, infatti qui ci sono invitati tutti quelli, tutti i cittadini devono battersi e volere cercare di far cambiare questa idea. Rimango qui, dico l'ultima cosa, che sabato prossimo riproporremo la stessa manifestazione anche a Faenza, quindi cercheremo di mantenere caldo il sentore, cercare di sviluppare, perché adesso in agosto, settembre magari si muovono proprio nel silenzio, diciamo, approfittando delle ferie, si muovono magari i primi tagli e cercheremo di batterci perché che venga tolto questo decreto legislativo del 2011 che dice che senza il medico sede non vanno chiusi. Ecco, questo è solo un decreto e quindi io spero che in regione si riesca a modificare questo decreto legislativo che non è fisso. Ecco, vi ringrazio e lascio la parola ai prossimi che devono parlare. Buongiorno a tutti. Sì, prima di dare la parola a Donatella Donati, uso questo. Volevo ringraziare il sindacato della FIAS, che è l'unico che ha voluto aderire a questa manifestazione, e per questo chiaramente solo a loro, che sono un sindacato apartitico, è concesso l'uso delle bandiere. Tutto qui. Prego, Donatella. Grazie, io sono della... Ah, ma potresti stare giù, grazie.
Io sono Donatella Donati, sono il capogruppo di Forza Italia qui in Comune a Lugo, ma io stamattina mi sento più che altro in doppia veste, perché una decina di anni fa, quando cominciarono a Lugo a depotenziare pediatria, si cominciò a parlare di depotenziare pediatria, io assieme ad altre mamme costituimmo un comitato che in meno di 15 giorni raccolse circa 4.000 firme per scongiurare la chiusura del reparto di pediatria di Lugo, per scongiurare il depotenziamento. Allora, non con poca fatica, vi dico la verità, non a raccogliere le firme, che quello fu semplicissimo, mettemmo un banchetto in piazza un paio di mercoledì, ci diedero il posto all'interno dell'Ipercop per raccogliere le firme, le raccogliamo anche in altre parti qui a Lugo, e quindi fu facilissimo raccogliere le firme, perché questo è veramente un problema, è un argomento veramente molto sentito, perché tutti abbiamo i bambini, tutti sappiamo che cosa significa trovarsi di notte con un bambino che sta poco bene e non sapere a chi rivolgersi. Però con non poca fatica riuscimmo ad ottenere un appuntamento con il sindaco di allora, che era Cortesi, che invitò anche l'allora direttore sanitario, che era Carradori, e assieme, a parte trattarci come donnette che non sapevano che cosa dicevano, ci promisero che Lugo sarebbe rimasto un presidio a cui le mamme e i genitori potevano rivolgersi per i propri bambini dove avrebbero avuto ricovero durante la notte, ci promisero 6 posti letto, e che nulla sarebbe cambiato. Purtroppo si è rivelato quello che anche allora temevamo, cioè l'ospedale di Lugo un po' alla volta ha perso pediatria, perché avere pediatria dalle 8 alle 20, come hanno detto adesso, significa averla nello stesso orario in cui noi possiamo rivolgerci al pediatra di libera scelta. Quindi dov'è il servizio che viene offerto dal nostro ospedale? Dov'è la differenza tra portare un bambino all'ospedale dove magari deve aspettare ore per poter essere visitato, perché sappiamo che le code al nostro ospedale sono eterne, e rivolgersi a un pediatra di libera scelta? Tanto se deve essere ricoverato lo dobbiamo portare a Ravenna. Quindi quello che hanno fatto, che dicono essere comunque legato, come ha detto il signore che mi ha preceduto, al decreto del 2011, non è stato altro che toglierci completamente pediatria. È inutile che ce la vendano in un altro modo. Io l'altra sera ho detto, rispondendo a quello che diceva il dottor Guerra, che è responsabile di Lugo, se è vero che noi non rispondiamo più alle caratteristiche che ci permettono la certificazione, le scelte erano due da fare: o fare quello che hanno fatto, cioè togliere il posto letto, oppure aderire a quelle che erano le necessità per avere la certificazione per poter mantenere il nostro ospedale attivo con pediatria anche la notte. Hanno scelto la strada più economica, più facile, quella che porterà progressivamente, nello stesso identico modo, alla chiusura di tutti quanti quelli che sono i nostri reparti. Questo è quello che stanno facendo a Lugo, questo è quello che vogliono fare. Quindi noi abbiamo iniziato la battaglia ora, la continuiamo adesso, pediatria ce la toglieranno, può darsi. Noi non saremo certo lì con le mani in mano ad aspettare che facciano e che continuino a fare quello che hanno fatto, né con pediatria né con gli altri reparti. Grazie. Grazie Donatella. Potevi parlare anche 2 minuti in più, visto che ti hanno interrotto durante il consiglio, quindi vabbè. Questo lo dico. L'altra sera, è una aneddota, diciamo così, l'altra sera c'è stato il consiglio comunale unificato di tutti i comuni dell'Unione. Io ho preso la parola per raccontare questa cosa qui, ho parlato anche di senologia, che è un altro scandalo dell'ospedale lugese, ma non mi voglio dilungare. E il nostro sindaco Ranalli, democratico come sempre, modello renziano, diciamocelo, a un certo punto, mentre parlavo delle case della salute, ha avuto l'ardire di dirmi stai zitta, dimostrando quanto sono democratici quelli del PD a Lugo. Quindi questo volevo raccontare, grazie. Grazie. Io Silvano. Silvano Verlecchi, leader indiscusso per la buona politica. Buongiorno a tutti. Per quale ragione Silvano Verlicchi, unitamente alle persone che appartengono al Movimento Civico per la Buona Politica, e alcuni di questi sono qui oggi a questa manifestazione, ha aderito a questa iniziativa? Per almeno 3 ragioni. La prima, perché di fronte
a un invito come quello che ci ha presentato Domenico Coppola, che è un amico, a un amico non ci si dice di no. La seconda, perché è una manifestazione di cittadini. I cittadini, e quelli soprattutto i cittadini contribuenti, sono i veri finanziatori del Servizio Sanitario Nazionale e come tali non possono essere tagliati fuori dalla politica quando si parla di decisioni sugli ospedali o sulla sanità. La terza ragione è perché è una manifestazione a difesa dell'ospedale di Lugo, un ospedale che quest'anno, l'ospedale Umberto I, maturerà i 115 anni di età e in questo secolo ha maturato una grande esperienza e ha svolto una grande funzione utile e universale a favore dei cittadini. Ebbene, è un dato di fatto che l'ospedale di Lugo in questi anni ha perduto reputazione ed è sempre più marginale e residuale. Ebbene, tutto ciò si poteva evitare e da chi? Non certo dalle persone che oggi sono qui a manifestare, ma soprattutto da chi ha la funzione politica di governo locale e regionale. E allora, non posso certo far passare sotto silenzio coloro che hanno definito la manifestazione di oggi oggetto di persone irresponsabili che gettano discredito sulla sanità pubblica, sugli operatori e sulle strutture. Non posso certamente accettare che il primo cittadino definisca questa iniziativa odierna la prima edizione della cialtroneria. Non credo che queste affermazioni danno la qualifica, la cifra a chi le esprime, per cui penso sia giusto rigettare totalmente questo genere di cose. Perché? Perché la sanità è un problema di tutti e di ciascuno. La buona sanità non si fa contro qualcuno, la buona sanità la si fa a favore di tutti i cittadini, e noi siamo qui per questo. E allora cosa bisogna fare? Bisogna investire sull'ospedale di Lugo, investire in persone, investire in tecnologia, investire in struttura. L'altra sera, nel corso del Consiglio dell'Unione dei Comuni, siamo intervenuti e cosa abbiamo ascoltato? Lo voglio ripetere qui. Sicuramente il direttore generale ha esposto un programma unitamente a tutti quanti i suoi collaboratori che se, e sottolineo se, verrà realizzato, io che sono stato l'ultimo presidente dell'unità sanitaria di Lugo dall'86 al 91 avrò personalmente soltanto piacere. Perché? Perché si è presentato tutta una serie di investimenti che, ripeto, se si faranno andranno sicuramente a vantaggio di chi? Della comunità. Si faranno questi? Noi dobbiamo batterci perché questo accada. E allora, cosa intendo dire per concludere questa questa riflessione? Difendere il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico è una scelta di civiltà. Investire in sanità significa creare un indotto che va a vantaggio anche dell'economia locale. E se funziona bene il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, ha spazio anche per riconoscere l'apporto creativo che possono fornire anche i produttori erogatori privati accreditati che svolgono un servizio importante a servizio della comunità. Parlo di quei soggetti che accettano le regole, che rispettano le regole, regole che la politica di governo deve emanare e far rispettare. Ebbene, concludendo questo ragionamento e ringraziando della partecipazione, io credo che noi dobbiamo continuare tutti quanti assieme
così come abbiamo iniziato, per cercare di manifestare il nostro impegno dentro l'istituzione pubblica e sul territorio affinché ciò che stiamo proponendo si possa realizzare. Da mesi abbiamo chiesto in Consiglio Comunale a Lugo, sia il Movimento 5 Stelle con una mozione, sia il sottoscritto col proprio gruppo con un'altra mozione, e al Consiglio dell'Unione un ordine del giorno per discutere di questi problemi così importanti, ebbene ci è stata negata l'opportunità di discutere a quel livello. E avremmo voluto discutere prima, non dopo, prima che venisse approvato l'atto aziendale che è stato approvato da tutti quanti i sindaci della Romagna e fosse approvato l'atto organizzativo, l'assetto organizzativo del sistema. C'è spazio ora? Penso di sì. Si andrà nella direzione di realizzare il piano attuativo locale? Sarà in questa occasione che le forze politiche, tutte, dovremo allora impegnarci per far sì che ciò che esprimiamo anche oggi in questa manifestazione possa avere le risposte dovute. Grazie. Allora, nell'invitare Nicola Zagatti a intervenire, che è uno dei membri dei comitati della Bassa Ferrarese, che ci racconterà un'esperienza che loro hanno già avuto e che probabilmente si ripercuoterà sui nostri territori, io intanto ringrazio anche le altre persone che ci hanno raggiunto, che si sono aggregate a questo pubblico che sta aumentando, quindi questo mi fa molto molto piacere. Vieni Nicola. Grazie innanzitutto agli organizzatori per averci invitato oggi, bellissimo proprio. Però vi chiedo una cosa, proprio per tanto per farvi sentire un attimino anche da chi vi osteggia, eccetera, perché non ve lo fate voi un bel applauso oggi che siete qua? Fatevi un bel applauso, forza, fate sentire che ci credete ad essere qua oggi, perché siete voi quello che separa le due generali dalla chiusura degli ospedali, dei servizi. Fate attenzione. E loro, sì, noi siamo una linea di difesa, ma loro sono bravi a passare da dietro, eh? Attenzione, attenzione. E le parole che ho sentito prima mi ricordano, no anzi, sono una fotocopia di quello che è successo nel Basso Ferrarese, di quello che è successo nell'Appennino Bolognese, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutti questi denominatori comuni, che però, attenzione, ci portano tutti a un unico concetto. Il nostro nemico comune non è qualcuno che viene da fuori, è la stessa pubblica amministrazione, quella stessa pubblica amministrazione marcata di buonismo, che parla di buona politica, che ci dice che tutto va bene, la gente è morta, va bene, è morto, va bene, quelli che dicono che il sistema è integrato, che stanno facendo diverse operazioni come, non lo so, per fare la sanità integrata e tutte queste altre belle chiacchiere qua, in realtà vi chiudono gli ospedali sotto il naso. A noi è successo, ce ne hanno già chiusi tre nel giro di 2 anni, 3 ospedali nel giro di 2 anni, uno, il quarto, dato una colpa al terremoto, ovviamente non l'hanno più riaperto. Però, detto questo, voi dovete fare una bellissima cosa. Oggi avete cominciato perfettamente. Quando questi ragazzi qua dietro vi chiamano e vi dicono che hanno bisogno di voi, hanno bisogno della vostra presenza, perché la vostra presenza, solo già la vostra presenza e il loro impegno, fa sì che si formi una barriera invisibile che quando vanno a discutere nei consigli comunali, nei consigli regionali, riescano comunque a portare la vostra voce in modo potenziato, perché se li lasciate da soli, oh ragazzi, è dura, eh? È dura scontrarsi con un intero sistema da soli, e voi siete la loro forza, la loro energia, quello che loro non dovranno mai e poi mai perdere. E altra cosa, mi raccomando, quando sentite una voce, contattateli, avete un'informazione, portategliela, a volte può essere utile, altre volte no, per carità, non sempre, però
per coerenza fatelo. La consapevolezza di questi ragazzi è il vostro futuro, è il vostro futuro, è il futuro dei vostri figli anche, perché poco male, perché ci pensano, vabbè, tanto poi dopo mi sposto, eccetera. Ragazzi, ma mi sposto, qua ci hanno fatto diventare pendolari. Cioè, qua un esame che lo facevamo prima sotto casa, e poi dopo ci dicono, ma voi volete la sanità, sotto casa? No, però non voglio fare neanche 80 km, se permetti. Nel documentario Mani sulla sanità, dove c'era un ex consigliere regionale, adesso non cito nel partito, che diceva, sì, però bisogna andare dove c'è l'eccellenza. Ma ce l'avevo qua l'eccellenza io prima? Vabbè, adesso là però. Abbiamo deciso di portarla là, perché tu non devi avere l'ospedale sotto casa. Ma quando vai a chiedere, con che logica hai fatto questi tagli? Cioè, qual è il motivo? L'ospedale di Lugo, tu oggi hai chiuso l'ospedale di Lago Santo, Porretta e qualsiasi altro posto. Una logica lineare, dovevo chiudere, ho chiuso dove ho trovato. E poi succede come Ferrara, se volete il problema dell'area vasta. Noi a Ferrara abbiamo un problemino che si chiama ospedale di Cora, che ci fa chiudere, è quello che da noi fa chiudere gli ospedali. Un ospedalino costato 500 milioni di euro più altri 56 milioni di euro all'anno per 30 anni, un acceso un piccolo mutuo, insomma, così, e questo ha costituito ovviamente la chiusura di tutti gli altri servizi periferici della provincia di Ferrara. Adesso vedete l'area vasta, è una problematica che io sinceramente conosco poco, quindi non voglio entrarci di tanto nel merito per evitare anche di fare figuracce. E quindi che cosa bisogna fare? Come dicevo prima, stare sempre ad ascoltare, sempre con le orecchie aperte, non mai nascondersi quando i ragazzi vi chiamano. So che è difficile, so che non sempre c'è la possibilità di aderire, di partecipare, eccetera, però cercate di farlo il più possibile. E quando questi ragazzi in particolar modo, non solo in piazza, ma vanno a discutere nei consigli comunali, andateci. Esattamente, sono quasi tutti deserti, sono i consigli comunali, andateci, perché così chi dice che si chiuderà deve guardare in faccia la propria cittadinanza, e non solo loro, e devono avere il coraggio di dirlo anche, portateci dei bambini, perché qui loro non lo stanno dicendo solo a voi che li avete eletti, ma lo stanno dicendo anche alle generazioni future. Io ti sto portando via un diritto in questo momento, e in questo momento tu quel diritto l'hai perso e non hai ancora potuto votare. Io vi ringrazio di cuore, veramente una bellissima giornata, complimenti ancora agli organizzatori, soprattutto complimenti a voi, Luca. Grazie, ciao. Grazie Nicola. Allora, a questo punto invito Gabriele San Antonio dei Verdi. Ci ho tenuto moltissimo che i Verdi fossero con noi a questa manifestazione, perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, cioè il fatto che sono stati tra i primissimi a Lugo a manifestare e a combattere per i diritti che sono di tutti, e cioè qui abbiamo sanità pubblica e efficiente. E c'è anche da dire che nelle loro battaglie si sono ritrovati troppo spesso soli, invece noi oggi siamo qui anche per dire a loro che non sarà più così. Grazie. Oggi ci troviamo a manifestare in difesa dell'ospedale di Lugo, sull'onda emotiva della recente chiusura della degenza di pediatria. In realtà la degenza di pediatria, anche se è stata chiusa formalmente, più di un mese fa, da alcuni anni era già stata